Buongiorno, benvenuti sul mio canale Casa e Dispensa. È un anno che non registro più, poi magari vi spiegherò. Comunque sono usciti dei video. Oggi partiamo con un nuovo video, ovvero andiamo a pulire la mia camera perché necessita un po' di pulizia, un po' di sistemazione. Adesso tra poco vi farò vedere. E vedrete anche che ho fatto un po' dei piccoli cambiamenti. Vi lascio qua sotto, sicuramente qua sotto troverete i vecchi video di come era, diciamo, predisposta prima la camera. Poi magari quando vi faccio il tour di come è messa adesso, vi spiegherò due cosine di come era fatta prima la mia camera da letto. Oggi, come ho detto prima, andiamo a pulire, andiamo a dargli una bella sistemata e non mi perdo più in chiacchiere, quindi mettiamoci subito, subito, subito al lavoro. Sono super, super contenta di essere ritornata sul canale, mi mancava davvero tanto. Per chi non sapesse, prima il mio canale si chiamava Mercedes Stories. Però perché è un nome che a me piace tantissimo, però ho voluto cambiare nome in casa e dispensa perché secondo me è più adatto al tema che parla il mio canale, quindi parla ovviamente di casa, di pulizie, di ricette, insomma di tutto quello che riguarda la casa e la dispensa, quindi quando vado a fare la spesa vi faccio lo svuota la spesa e così via. Niente, non mi perdo più in chiacchiere, prendo il cavalletto. E poi ci mettiamo a pulire. Adesso vi faccio vedere in che stato è la mia camera da letto. Partiamo! Qui allora vi ho fatto un tour veloce della mia camera. Come potete vedere, più che sporca, ovviamente non è sporca, però è molto molto in disordine. Ultimamente sto lavorando tanto e quindi non ho il tempo di star dietro come vorrei alla casa. Niente, se vi ricordate, magari per chi è nuovo, oppure non vi ricorderete perché manco davvero da tanto 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 tempo sul canale. La camera era disposta in modo diverso, ovvero il letto, che adesso l'ho messa contro la finestra e mi piace tantissimo, un po' stile all'americana l'ho fatta. Il letto prima era, diciamo, dove c'è il quadro, quindi veniva fuori per così, era per così, con i due comodini, uno di qua e uno dall'altra parte. Quella libreria lì bianca non c'era, c'era tutta la cassettiera che andava fino qua. Qui c'era l'angolo sempre della cassettiera, lì vedete uno spoiler,
Non so se uscirà prima o dopo del video inerente a Shane, comunque vedete un piccolo spoiler, nel caso il video è già uscito, quindi niente. Comunque stavo dicendo, questa libreria non c'era, che io la uso adesso come scarpiera, anzi tra poco dovrò fare anche il cambio delle scarpe, mettere le scarpe autunno-inverno. Magari lo faremo insieme un cambio armadio. Fatemi sapere se volete il video. E qui c'era l'angolo, qui c'era la cassettiera questa, e poi subito dopo la cassettiera partiva il letto che arrivava circa fino a qui, più o meno qua. E si faceva, diciamo, il passaggio per andare a dormire dall'altra parte con il comodino che era da quella parte lì. Quindi praticamente questa cassettiera, questa qua più grande, era di lì. Non mi piaceva più, sapete che io ogni tanto cambio, e un bel giorno ho detto: ma proviamo a mettere il letto contro dalla parte della finestra, e mi piace moltissimo. I miei figli hanno provato la mia scelta, quindi ottimo. Poi novità, novità, le tende, che queste prima erano in bagno, e poi ho messo queste due piante con, vi faccio vedere, il vaso così, con questo portavaso in macramè, che io adoro questo stile, mi piace tantissimo questo tipo di tessuto. La lettera ovviamente è finta, poi magari vi dico, l'ho presa su Amazon tutto quanto. E niente, di là ci sono i miei soliti quadri che ho fatto io, il mio solito quadro, quello lì, magari faccio vedere un po' meglio, ecco, così lì vedete un chiodino perché non so cosa appendere, o se appendere qualcos'altro. E niente, questa è la situazione del letto. Ci sono ben due materassi, così rimane molto più alzato, faccio meno fatica per la schiena e dormo decisamente meglio. I comodini, questi qua sono, li ho presi al Max Factory, uno più grande, l'altro più piccolo, e lo vedete nei vari video precedenti, sono un po' spostati ovunque come il resto della casa. Come si dice, l'abat-jour? Non so se cambiarli o se tenere questi. Ormai la mia casa è completamente quasi white, completamente bianca. Mi piace tantissimo ormai questo stile molto minimal, bianco, legno, molto semplice. Adesso per un po' li tengo perché comunque mi piacciono, però essendo sull'arancione, ormai io non ho più niente di arancione in casa. Non so se prendere qualcosa di particolare che ho già visto all'IKEA, che li sto tenendo d'occhio, poi magari vi metto la foto di che lampade vorrei prendere all'IKEA e mettere qualcosa più inerente allo stile di casa mia. Niente, ho parlato anche fin troppo, vado a prendere il cavalletto e ci mettiamo a lavorare, insomma, diamo una bella pulita a questa camera che necessita. Il quadro è sempre quello, un po' su, un po' giù, un po' di qua, un po' di là, sempre spostato sto povero quadro, come il resto di casa mia. Niente, dai, smetto veramente di chiacchierare e ci mettiamo a lavorare. Not again, it's a rich thing.